I tempi di attesa lunghi sono uno dei crucci maggiori dei cittadini che vogliono effettuare delle visite diagnostiche, ma ci sono delle buone notizie. Che cosa si sta facendo per cercare di ridurre queste attese? Il dover aspettare è uno dei problemi più avvertiti dal cittadino. Ecco che su direttive regionali la nostra azienda si è dotata di un surplus di offerta di prestazioni nelle fasce serali e in giorni festivi. Quali sono questi orari? Siamo aperti il lunedì fino a mezzanotte e per la risonanza magnetica siamo aperti tutti i sabati fino alle ore 20 per l'ecografia e la risonanza e alcune domeniche mattina per l'ecografia. I cittadini sono contenti, vengono volentieri anche in orari tardo pomeridiani e serali? Indubbiamente i cittadini sono contenti perché trovano prima l'esame loro richiesto e anche se questo non è lo strumento per abbattere i tempi d'attesa, perché lo strumento più efficace è noto, è l'appropriatezza prescrittiva, ossia identificare la giusta classe di priorità per prescrivere un esame. Questo è un lavoro che quotidianamente facciamo con i medici di medicina generale. Appropriatezza significa sottoporsi agli esami che servono quando servono. Scegliere l'esame più adeguato per rispondere al quesito che il medico prescrittore ha chiesto nel tempo migliore, più breve possibile, e soprattutto anche un esame che sia ad un costo sostenibile. Cercare di lavorare sull'appropriatezza allora significa mettere d'accordo chi prescrive gli esami e chi eroga la prestazione. Oggi noi siamo in una epoca di grandissima offerta di tecnologia, per cui non è facile orientarsi. Per questo abbiamo cercato con i medici di medicina generale e con gli specialisti di avviare dei percorsi di appropriatezza. Che modo vengono coinvolti i medici di medicina generale? I medici di medicina generale vengono coinvolti direttamente o attraverso le organizzazioni a cui loro fanno riferimento per studiare e analizzare con gli specialisti quali sono le condizioni per le quali sono richiesti e corretto richiedere determinati esami rispetto ad altri. Abbiamo avviato dei percorsi per la stesura di protocolli diagnostici che stiamo condividendo e su questi fare anche la formazione, cioè mettere in contatto lo specialista con il medico di medicina generale che si confrontano su queste tematiche qua in modo poi da decidere, da condividere questi percorsi, sia per la radiologia, sia per l'eco color Doppler, sia per altre condizioni che richiedono spesso accertamenti, indagini e visite. In che modo l'ULS 20 sensibilizza l'utenza, sempre in tema di riduzione dei tempi delle liste di attesa? E intendiamo inviare dei messaggi sia visivi attraverso i mezzi di comunicazione classici, sia anche cartacei alla popolazione, per informare, per sensibilizzare gli assistiti a rivolgersi ai medici per rappresentare dei problemi sanitari, non per chiedere prestazioni. E sulla base dei problemi rappresentati il medico deciderà quale deve essere la migliore prestazione da offrire.